Crescia sul panaro. Ingredienti per una torta: 500 g di farina di grano del tipo 0, 250 g di acqua, 25 g di lievito neutro in polvere, 10 g di sale. Preparazione: disporre la farina a fontana, aggiungere lievito e sale e poi impastare a mano con l'aiuto dell'acqua. Terminata la manipolazione, lasciar riposare l'impasto per una decina di minuti avvolto in un panno infarinato. Nel frattempo avrete riscaldato sul fuoco del camino e sui carboni il panaro, un disco di lamiera di ferro piuttosto spessa con manico e treppiede. A questo punto stendete la pasta in forma rotonda della stessa grandezza del panaro, in genere di diametro non superiore ai 50 cm e altezza di 1 cm. È il momento di cuocere la crescia. La crescia viene fatta scivolare sul panaro, che va rimesso sopra la brace. L'impasto steso va bucato con i denti di una forchetta. Non appena si sarà formata una crosticina sul lato a contatto con il panaro, girare la crescia. Ora si potrebbe anche coprire la superficie dorata con cenere calda e alcuni carboni. Fate ruotare ogni tanto il panaro fino alla completa cottura. Qualche consiglio: la ricetta della crescia tradizionale depositata dalla delegazione di Gubbio dell'Accademia Italiana della Cucina non prevede l'utilizzo di lieviti. Esistono anche panari da fornello per preparare la crescia senza camino. Per assaggiare la temperatura del panaro, si spolvera la superficie con poca farina. Se imbrunisce subito, la lastra è troppo calda e quindi bisogna farlo raffreddare leggermente. Questo pane è buonissimo servito con affettati, formaggio ed erba di campo e, naturalmente, il fricò alle ugubina.